a caldo dopo aver ottenuto la vittoria tra le donne in questo trofeo Città di Messina? Le emozioni subito? Le emozioni sono bellissime anche perché ho fatto uno stop di 3 anni, quindi questa è la mia prima gara su strada che faccio quest'anno. Ho fatto i primi 3 cross e è andata pure bene, quindi oggi ci tenevo anche perché la mia squadra che organizzava e ci tenevo tantissimo ad arrivare prima e fare bene. Ecco, che gara è stata? Come hai visto il percorso e tutta l'organizzazione? Un po' dura in salita anche perché c'era il vento contro, quindi, ma in discesa tutto sommato si recuperava bene, quindi è andata benissimo, a parte questo piccolo venticello, dai, tutto sommato è andata bene. Lo dicevi prima, rappresenta tanto per la podistica messina questo evento giunto alla seconda edizione che ha già fatto registrare grandi numeri, abbiamo visto. Per me è la prima volta, era la prima, l'anno scorso non l'ho fatta quando è stata fatta la prima volta, e quindi per la seconda ci tenevo appunto a vincerla. Mi ero proiettato questo obiettivo anche perché l'avevo promesso pure alla squadra. I prossimi obiettivi quali saranno? Non lo so sinceramente, non lo so. Ancora io man mano decido di fare anche perché lavoro impegni di altro genere, quindi vediamo un po'. Sicuramente farò una prima mezza, ma ancora non so dove e quale, soprattutto. Per Gusa non di sicuro. Intanto c'è da godersi questa vittoria. Sì. Dediche? La dedico al mio compagno che grazie a lui ho ripreso a correre dopo 3 anni e alla mia squadra che mi sta sempre vicino.